Quest'anno abbiamo deciso di portare all'interno del nostro menù come novità prodotti di terra, mantenendo sempre la tradizione che è quella di cui è l'identità del locale, ovvero i prodotti del nostro orto, il connubio tra i prodotti dell'orto e il pescato, che cerchiamo di tenere quanto più fresco possibile, soprattutto per portare a tavola i prodotti che sono quelli dei Campi Flegrei. Però quest'anno inseriremo nel menù prodotti di terra selezionati dalla gastronomia Scamardella, che con attenzione cura non il classico salume che si può ritrovare in tutte le gastronomie, ma prodotti particolari. Parliamo anche del soffritto di mare, che è un altro Sì. punto di forza. Allora, il soffritto di mare che sarà il protagonista, se così si può dire, del nostro menù, nasce con l'idea del classico soffritto napoletano, solo che non bisogna spaventarsi perché non ci saranno interiora di pesci, ma ci sarà il classico ragù napoletano, quindi cotto con le stesse procedure della tradizione. E all'interno troveremo elementi di mare, ovvero calamaro, polpo, e questo verrà, diciamo, sarà una delle novità del menù. Vincenzo Guardascione, l'appuntamento del 28 settembre è molto atteso da tutti gli appassionati, anche perché riscopre una tradizione che non è mai tramontata, che è quella della vendemmia. Sì, noi come diciamo ogni anno l'abbiamo sempre fatto, è un evento che lo facciamo da diverso tempo. Quest'anno l'abbiamo fatto in modo particolare con la collaborazione di Laura Gambacorta che ci ha seguiti per diciamo, la costruzione di questo evento. Ci sarà la vendemmia, ci sarà la pigiatura dell'uva per i bambini con i piedi e poi si concluderà con questo percorso degustativo con le varie realtà gastronomiche e ristorative della zona.